Siamo a Sofia dove Levski ha pareggiato per 1-1 con lo Stoccarda, recuperando lo svantaggio determinato al 17° minuto da questo gran gol di Rijkaard che batte Mikhailov con un'imprendibile girata, ecco vedete. Passano soltanto 2 minuti però prima del pareggio che è opera di Kurdov che pareggia per Levski di Sofia, un risultato di 1-1 vantaggioso soprattutto per lo Stoccarda che si trova in una posizione non favorevole nel suo campionato, è quart'ultimo, nettamente staccato dal vertice della classifica al quale c'è il Bayern tra l'altro, lo Stoccarda campione di Germania lo scorso anno che è comunque uscito con un 1-1 soddisfacente e incoraggiante dal campo di Sofia contro il Levski. Abbiamo visto il pareggio del Levski di Sofia e per finire